frutta e ortaggi non sono tutti uguali. Alcuni sono coltivati rispettando le regole senza lo sfruttamento della manodopera. Nel centro commerciale Coopfy di Ponte a Greve, al confine tra Firenze e Scandicci, 23 fotografie della mostra La Buona Terra presentano le storie di uomini e donne che lavorano nei campi in condizioni di legalità e dignità. Un racconto per immagini che sottolinea l'impegno di Coop, portare nei punti vendita frutta e verdura prodotte in modo etico, con una giusta paga e in condizioni dignitose di lavoro. Questa mostra innanzitutto rappresenta un'iniziativa concreta. Dietro vi è il rapporto che per 13 filiere dell'ortofrutta Coop ha avviato ai fini di garantire una legalità nel rapporto con i fornitori. Si tratta di 700 fornitori del prodotto a marchio, locali e nazionali, dove attraverso dei disciplinari molto precisi e soprattutto una rete di controlli si garantisce il governo di un fenomeno, quello della lotta al caporalato, che per Coop è un elemento essenziale. Le immagini sono state scattate da un pool di fotografi tra Sicilia, Puglia, Lombardia, Calabria e Toscana, lì dove stanno crescendo esperienze positive per il rispetto del lavoro e anche per l'integrazione degli immigrati, con corsi di lingua e di qualificazione professionale. Mostrano una realtà anche positiva, perché in alcune vediamo i controlli che Coop sta attuando, in altre vediamo le cooperative che nascono sul territorio, in altre ancora documentiamo condizioni di lavoro importanti e positive che si stanno strutturando sul territorio. E la campagna Buoni e Giusti, partita un anno e mezzo fa, va avanti, con numerosi controlli lungo tutta la filiera dell'ortofrutta. Chi non rispetta le regole viene escluso dal sistema Coop. Nel prodotto a marchio per 700 fornitori, a cui corrispondono circa 70.000 aziende, Coop attua dei disciplinari e dei controlli ai fini di garantire il rispetto dei diritti essenziali di legalità. D'altra parte non passa giorno, anche in questi giorni, che leggiamo sui giornali, ad esempio per la filiera del pomodoro, che ci sono fenomeni di sfruttamento drammatico della manodopera. La mostra, che sta girando l'Italia, rimarrà a Ponte a Greve fino al 5 novembre, poi arriverà al centro commerciale Coopfy di Empoli.